Benvenuti nel canale televisivo sportivo. Oggi con le ultime notizie come Kostić alla Juventus potrebbe essere una delle nuove armi in più di Massimiliano Allegri che vuole rendere l'attacco veloce e non prevedibile. Avere 29 anni e giocare in una grande squadra, abituata a vincere almeno un trofeo l'anno e ogni anno in Champions League, è un grande traguardo. È questo ciò che ha pensato Filip Kostić quando ha saputo dell'interesse della Juventus per lui. Un sogno che si realizza e che potrebbe consentirgli di chiudere nel miglior modo possibile la carriera. Con un contratto in scadenza a giugno 2023, l'esterno dell'Eintracht Francoforte dovrà valutare al meglio i prossimi passi da compiere. Su di lui, ci sarebbe anche il West Ham, forte dei soldi da spendere che tanto piacciono al club tedesco. Dall'altra parte però, ci sono i bianconeri pronti ad intavolare un'attrattiva che consentirà ad Allegri di avere l'esterno designato. Kostić, perché può aiutare Allegri. Tra le due contendenti, a quanto pare, vincerebbe la Juventus, grazie alla sua storia e grazie al fatto che parteciperà alla prossima Champions League. Proprio per questo, l'esterno serbo sarebbe pronto ad accettare l'offerta dei bianconeri. Un'offerta che consentirebbe ad Allegri di avere l'esterno tanto agognato. Ma quanto potrà essere realmente utile Kostić al tecnico livornese? Considerando che il ritorno di Chiesa è previsto per gennaio 2023 inoltrato e che Di Maria, dall'alto dei suoi 34 anni non potrà giocare sempre, sicuramente il serbo potrà essere molto utile. Se la vediamo dal punto di vista fisico e tattico, l'esterno dell'Eintracht Francoforte ha dimostrato grande esplosività, ottima velocità e bravura nell'uno contro uno. Tutte caratteristiche utili ad Allegri al suo gioco. Se poi si considera che il 29enne serbo ha la capacità di giocare sia a destra che a sinistra, questo fa capire quanto possa essere realmente utile alla Juventus e al suo allenatore. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.